ho ricevuto un bel regalo. Trattasi di una pialla con circolare. È una macchina nei vecchi tempi, va a 220. Mi sa che può andare anche tre fase, adesso valuteremo un pochettino. 30 kg sarà più o meno, quindi una macchina robusta. Conservazione abbastanza buona, direi. Abbastanza buona. Piano regolabile in altezza per la circolare, quindi possibilità di fare profondità di taglio misurate. Piani in alluminio di un certo spessore, di una certa robustezza, trasmissione a cinghia. Lei so già che funziona, non so quanti giri fa, ma ne farà. Come vedete non è messa male, la smonto tutta, tolgo la ruggine, qui ci sono un po' di ruggine sulle lame che si presentano comunque sia abbastanza ben affilate e taglienti da pulire ovviamente, però si presentano bene. Quindi adesso la smonto per incominciare a capire come funziona. Volete sentirla accesa? Volete sentirla accesa? Proviamo a vedere se non scoppia tutto. Proviamo a dargli. Aspettate perché non ho corrente qua. sistemato la corrente. L'ho accesa già prima, adesso l'accendo un'altra volta. C'è un cuscinetto che rogna, ma non è male, va bene. Un cuscinetto che rogna. Adesso la smontiamo e a poco la riparerò senza fretta. Smontati un po' di pezzi, cominciamo a raccogliere bulloni. E in un altro scatolone ci mettiamo dentro i pezzi grossi, che poi verranno puliti, non credo che la rivernicerò mai. Adesso abbiamo tolto la cinghia, allentato il motore per toglierla. Adesso lo alimento, però sentite che c'è un cuscinetto andato, ma qui è ancora di più, sentite che rumoraggio. Adesso non balla, fanno solo rumore, certamente grasso ne manca, ma adesso vediamo, questi li cambieremo, li metteremo nuovi molto probabilmente. Procede lo smontaggio, un po' cotto sono adesso, tra poco pianto lì. Abbiamo i pezzi, qua c'è stata fatta una riparazione, è stata inserita questa piastra che comunque il lavoro va bene, la battuta la fa qua, il piano che si alza e si abbassa. Cambierò sti bulloni, li metteremo ciechi o qualcosa del genere. Adesso sto smontando il motore, ho staccato tutto. Dunque questo è un 380, è un 380 collegato in modo scusate, per far andarlo a 220. Questo è il condensatore, due fili verdi che vanno qua. Questa ripresa un po' l'ho fatta anche perché poi smonto tutto e mi devo ricordare, anche perché chissà quando la rimonterò, eh. Qui invece abbiamo un problemino che non ho qua i ferri, ce li ho in officina in garage. Devo prendere un estrattore per togliere i portacuscinetti che sono dentro inchiodati, quindi con un estrattore di quelli a tre fasce da tirarlo fuori sul perno qua. E quindi domani lo porterò e faremo questo lavoro. Dopodiché passeremo alla pulizia, valuteremo se verniciarlo oppure no. Non ho voglia di far andare vernici spray specialmente. Quindi vediamo poi, eh. Adesso finiremo bene questi lavori, questi li vernicerò perché se l'ho fatto un po' con la cura. Questi pezzi qua sono finiti. Eccola qui, ci siamo lasciati che faccio le riprese di questo regalo, pialla da banco, pialla con circolare. Allora è stata smontata tutta, completamente, sono stati smontati, è stato smontato il rullo che porta le lame, tre lame ordinate, arriveranno prima o poi. Verniciati alcuni pezzi, ma così velocemente, tanto per
tra l'altro con la vernice da non usare, che sono quelle tipo sasso, che stoppano un casino. Andrebbero poi riverniciate dopo con vernice normale per renderle impermeabili, perché come arriva il grasso, se no lo si sporcano immediatamente. Niente, tolti tutti i cuscinetti dal rullo e smontato il motore, poi vediamo. Ho ordinato i cuscinetti, sono arrivati. Purtroppo uno l'ho sbagliato, pirla come sempre, qua si spende di spedizioni. Adesso li inserirò nei suoi portacuscinetti e monteremo il rullo. Per inserirli si inseriscono scaldando prima questo qua, lo scaldiamo bene, mettiamo dentro il cuscinetto fino a battuta in fondo, puliamo tutto, mettiamo la molla che lo blocca, che è lo scatolone delle cose smontate, poi scaldiamo il tutto per far sì che anche l'interno del cuscinetto si dilati un pochettino, per farlo entrare poi nelle sue sedi qua. Per toglierli invece, ricordatevi che i cuscinetti, allora, scaldandoli innanzitutto, perché si scalda? Perché si dilatano i pezzi che li deve contenere, oppure si dilata addirittura il cuscinetto. Ovviamente questo non va scaldato troppo perché ha dentro grasso, quindi va evitato che esca fu che fuoriesca il grasso. Per togliere invece obbligatori gli estrattori. Questo li pesca dall'interno e li tira fuori facendo battuta su sti ferri qua. Questo è il classico estrattore. Senza estrattori, scordatevi di tirare fuori i cuscinetti. Allora, la macchina poi è stata pulita, sono stati carteggiati i piani, controllati tutte le bolle. Risistemato la leva che regola l'altezza di questo piano su quella, vediamo un po' se riesco, su quel blocco a vite là che ho messo una manopola. Prima c'era la vite col dado da 17, inutile prendere chiavi ogni volta che ci si muove. Lei è pronta, praticamente i piani sono belli in squadra. Ho rifatto la squadra anche a questo, sono come sempre a mano libera. Questo piano è il piano della circolare da 15, va qua, c'è il suo registro che è questo, poi si può regolare l'altezza. Questo è sempre verniciato con quella vernice sasso e poi sprayato di nero opaco ed è un buon sistema. Blocco. Rifaccio l'esposizione, blocco, e questo è un piano che rimane bello fisso e molto stabile. Rifatta la squadra aggiungendo questo profilato in alluminio anodizzato. Qui metterò un pezzo di legno per toppare il buco, quel buco lì lo farò in legno qua prima o poi. Messo perfettamente a 90 gradi. Questo fa la battuta sia per la circolare e se portato a livello degli altri piani, adesso sto scendendo, se portato a livello degli altri piani diventa un piano unico più o meno, non è proprio un pelino più alto, però fa niente. La battuta si può spostarla in avanti fino ad arrivare qua per usarla come battuta a 90 gradi sulla pialla, regolata anche con 90 gradi. Tutte le regolazioni le ho fatte utilizzando in questo caso degli spessorini di rame, vedete? Ho messo degli spessorini di rame per fare il 90 gradi. Idem sul piano qua sotto, ero già presente prima, in questa zona qua. Ho dovuto mettere lo spessorino in rame. Eccolo qua il motore. Come vedete è stato completamente smontato anche lui. È in ottime state. I filamenti sono belli color rame, belli rossi, non sono neri. I cuscinetti erano andati. Cuscinetto anche qua. Tolti con estrattore sul rotore. Pulite le viti di fissaggio.
pulito tutto quanto. Purtroppo ho sbagliato la misura di questo, nell'ordine ho sbagliato a comprare questo cuscinetto. Ho preso più piccolo ancora di questo. Vabbè, queste sono le cose che si pagano. Problema più grosso che ho avuto qua, i cuscinetti con l'estrattore non sono mai un problema, è togliere questa coupiglia qua. Questa coupiglia era molto ossidata, molto ossidata, molto ossidata, molto ossidata, ed è molto incastrata qui dentro. Ho dovuto scaldare prima da disossidanti, lasciati lavorare, e poi ho dovuto scaldare parecchio il perno qua, e poi con un colpo secco, con un scalpellino in qua, così sono riuscito a staccarla, però ci è voluto un po', è stata un po' una rogna. Adesso appena ho riordinato il cuscinetto, ho riordinato le lame perché vengono cambiate, nuove, appena mi arriva tutto poi la finirò. È facile che inserirò una fresa verticale in questa zona qua, saltando su questo piano, in parallelo su questo piano, una fresa verticale che mi permetta di fare anche le fresature utilizzando queste squadre, e poi vedrò come modificare e via dicendo. Quindi ritengo che è stato un bel regalo. Adesso monto i cuscinetti, monto il rullo lì, così almeno me lo tolgo dalle palle. I cuscinetti sono stati inseriti, belli silenziosi, e adesso allora questo va di lì e questo viene di qua, e adesso questo è il loro posto. Questo è il loro posto, messi dentro, tre viti di bloccaggio, scaldata, inserito il perno. Adesso molto probabilmente questo lo inserirò direttamente sul perno e poi entrerò col perno di qua. Eccoci qua, ultima puntata della pialla. Mi è stata regalata, è stata rimontata completamente, ho fatto tutto quello che dovevo fare. La visione complessiva è questa. Ci abbiamo pure messo sulla lampada, questa lampada qua che si appoggia sul piano della squadra 90 d'appoggio. Questa è la pialla nelle sue particolarità. Allora, i lavori di base che sono stati fatti, sono stati cambiati i cuscinetti sia del motore che della lama della pialla. È stata montata una circolarina da 15 di pessima qualità, però per il momento lascio quella. È stato rifatto il piano di squadra. A differenza di quello che ho montato prima, l'ho messo più lungo e con un profilato d'alluminio. Sono stati fatti tutti i condotti forzati, dopo vi faccio vedere con calma, cambiata la spia che non andava. In pratica lei adesso ha tutti gli utensili, sono sistemati in modo, adesso la giro, un po' pesantina, sistemati in modo da poter collegare un aspiratore, che tra l'altro l'ho appena comprato oggi, fatto in modo da poter montare un aspiratore. Ho creato per la circolare una scatola, questa qua, per praticamente aumentare l'aspirazione. È fatta in legno. Collegato il tubo per collegare l'aspiratore, e la circolare praticamente viene completamente aspirata da qua. Separatamente invece ho messo qua un po' di ombre, però andiamo proprio a favore di luce. Ho messo questo chiusura in legno, questo è l'uscita e lo scarico. Questo qua così è lo scarico della pialla. Ho messo questa chiusura in legno con la sua vite che chiude bene e il suo attacco per l'aspirapolvere. E quindi la pialla sotto aspirazione,
la circolare sotto aspirazione anche quella. Come vedete ho sistemato tutto. Il piano l'ho messo in alluminio, non è più quello nero, non ho più gli spessori per fare la squadra, ma ho messo dei registri, uno qua e uno là dietro. Ho montato questa squadra sulla quale ci ho montato questa vecchia luce che avevo e direi che il risultato è veramente ottimo. Direi che il risultato è ottimo. Come avevo detto, qua in fondo ho montato anche una fresa. Questa è una prolunga fatta in legno del piano qua, c'è ancora un pelino, no, è andato via. È una prolunga in legno del piano. Ho fatto una scatola per convogliare anche qui le aspirazioni e adesso la giro, la giro di là, stacco e poi dopo riattacco, Eccola qui la fresa, si può lavorare in altezza, non ho messo nessun registro vite, magari un giorno lo farò, ma al momento non mi interessa. Si regola alzandola e poi bloccandola. È una fresa che mi è stata regalata anche questa. Qui è dove ho convogliato il più possibile per l'aspirazione. A dir la verità, ho appena cambiato anche l'aspiratore, l'ho preso più potente. Questo è il motore sotto, vedete com'è diventato. Questo è il supporto con un angolare in alluminio che prolunga il piano della circolare per poter reggere i piani che reggono la fresa. E niente, quindi è diventata una combinatina, peserà sui 38 kg adesso, 35, un po' di mal di schiena a spostarla, è diventata una combinatina interessante, nel senso che con uno strumento così si può incominciare a fare dei lavori e sporcando anche relativamente poco perché viene aspirato il tutto. Adesso lo accendiamo, vi faccio sentire come funziona. Tolgo il coperchio della lama. Eccola qua, è diventata molto più silenziosa rispetto a prima. Adesso giustamente lei fischia al posto di gracchiare come faceva prima. Direi che il lavoro è venuto bene, la trasmissione a cinghia permette un certo freno, si frena abbastanza velocemente. Rimettiamo il coperchio e direi che a questi punti il lavoro è venuto bene. Ho finalmente una bella pialletta, alla prima occasione verrà utilizzata. Insieme a questa, le lame come vedete non sono ancora arrivate, devono ancora arrivare, poi le monteremo. La fresa è stata montata, ve l'ho fatto vedere prima. Niente, la circolare è pronta. La circolare, fresa, pialla, 70 cm, più o meno 35 kg di peso. Prima di salutarvi, faccio vedere l'ultimo acquisto. È questo bidone aspiratutto della Parkside che l'ho comprato oggi a 49 € alla Lidl e va molto bene, è anche abbastanza silenzioso, aspira parecchio rispetto al primo, più o meno il doppio, un rumore tutto decente, anzi direi molto silenziosa, e questa è la nuova aspirazione che ho per i miei utensili che fanno polvere. Poi in qualche giorno invece vi farò vedere, farò filmatino per farvi vedere come ho finito poi quella circolarina cinese tagliadita che ho comprato un po' di tempo fa. Farò un filmatino, aspetto dei righelli per montarli su vari accessori, poi vi faccio vedere anche questa. Con questo io ho concluso l'ultima inquadratura su
su questa splendida macchina con lampada. Lampada che arriva da un pantografo, da un tecnigrafo che avevo, bello, a casa di un fratello che ha pensato bene di smontarlo e buttarselo via. Era proprio un bel tecnigrafo quello. Vabbè, è andata così anche lì. Quindi saluti a tutti e alla prossima.